l'ultima edizione di Stadio News Studio Marco Gullà. Palermo generoso e sfortunato, Roma cinica e spietata. Sono questi i temi principali del posticipo della prima giornata di Serie A. Vinto dai giallorossi 2-0 grazie ai gol di Mexes e Aquilani, il Palermo paga a caro prezzo un primo tempo giocato con sufficienza e poca convinzione. La Roma invece scende in campo con la marcia già ingranata e passa immediatamente in vantaggio con il gol di Mexes, abile a sfruttare un'indecisione della difesa rosanero. Il Palermo reagisce ma sbatte contro il muro giallorosso e a metà tempo arriva il raddoppio a opera di Aquilani, che con un tiro da 30 metri trafigge Fontana. Palermo impacciato, Miccoli e Mauri non riescono a imboccare l'autostrada giusta, poco gioco sugli esterni con Jankovic spaesato e Tedesco del tutto estraneo al gioco. La Roma invece fraseggia e detta il gioco con un Giulì scheggia impazzita che ammattisce la difesa rossonero. Negli spogliatoi Colantuono suona la carica e con gli inserimenti di Bresciano e Cavani al posto di Tedesco, Jankovic cambia volto al Palermo. La squadra rossonero prende possesso della metà campo della Roma e va alla ricerca disperata del gol. Amauri comincia ad intendersi con Miccoli, due dialogano ma ancora in dialetti differenti. Bresciano invece torna bionico e apre la difesa giallorossa con movimenti rapidi e ficcanti. Doni, grazie all'aiuto della dea bendata, si salva un paio di volte. Quando anche la fortuna volta le spalle all'estremo giallorosso, ci pensa il palo a respingere un preciso raso terra di Miccoli. Il pubblico del Barbera supporta la squadra sino all'ultimo, ma il gol che avrebbe riacceso il match non arriva. Palermo che esce sconfitto ma a testa alta, in attesa di ingranare e trovare la forma migliore. Stefano Colantuono al termine della gara richiede maggiore attenzione. Il problema del Palermo è stato aver preso gol dopo 3 minuti, e dopo 3 minuti contro la Roma se prendi gol è un dramma, diventa un dramma, perché è una squadra che è forte nel ripartire, si abbassa tutta, lavorano bene, hanno giocatori veloci, hanno giocatori rapidi, ripartono in velocità, quindi anzi direi troppo l'abbiamo contenuti, perché tra le altre cose il secondo gol mi sembra sia viziato da fuori gioco anche. Chi ha giocato nel primo tempo, dopo 3 minuti, sai, abbiamo fatto un certo tipo di discorso, avevamo preparato un certo tipo di partita, ce la siamo trovata completamente cambiata dopo 3 minuti, per cui anche chi ha giocato al primo tempo purtroppo ha fatto quello che doveva fare. Il secondo tempo abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, ci abbiamo tentato, abbiamo provato, abbiamo creato anche abbastanza, perché alla fine credo che poi le occasioni siano state pari tra noi e Roma, solo che loro sono stati più precisi. Entrato nella ripresa comincia a randellare, irrobustendo la linea difensiva. Giulio Migliaccio ha già digerito la sconfitta. Dobbiamo riflettere sugli errori fatti il primo tempo, che comunque hanno influito tantissimo, e ripartire da lì. Domenica andiamo a Livorno, da martedì la prepariamo col solito entusiasmo e con la solita voglia di fare bene. Non ha influito per niente questa sconfitta, servirà soltanto a farci migliorare sicuramente. Il gol di Aquilani era irregolare, il portiere rossonero Alberto Fontana spiega la dinamica della seconda rete giallorossa. Poteva finire il primo tempo 1-0, non 2-0, perché non facile, però il secondo gol era fuori gioco, non l'ha visto nessuno, ma era fuori gioco di De Rossi, che è davanti a me, si abbassa, la palla gli passa. Io non ho visto il pallone, io l'ho visto sbucare al dischetto di rigore De Rossi. Io vi dico la verità, io pensavo fosse un mio compagno di squadra e invece era De Rossi, quindi fuori gioco. Ha infiammato il pubblico con le sue consuete discese. Andrea Barzagli è stato già consacrato come capitano rosanero. Ma le cose negative sono due gol, e non sono poco, però cose positive direi sono tutte nel secondo tempo. Per quanto riguarda insomma l'atteggiamento della squadra, non doveva essere così almeno all'inizio della partita, abbiamo sbagliato in quello e l'abbiamo pagato. Direi che la Roma insomma ha fatto una partita da grande squadra, noi abbiamo provato a segnare il secondo tempo, non ce l'abbiamo fatta e dobbiamo rimboccarci le maniche e partire per Livorno. Il Palermo riprenderà la preparazione domani pomeriggio al terreno onorato di Bocca di Falco in vista della partita di domenica prossima allo Stadio Picchi contro il Livorno. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.